Uomini e donne, Gemma Galgani è entusiasta sui social. Gemma Galgani di Uomini e donne, il suo messaggio su social. La nuova edizione di Uomini e donne è iniziata da qualche settimana, ma Gemma Galgani pare continuare a essere la protagonista indiscussa grazie alla sua travagliata vita amorosa. Cosa le è successo? Nella prima puntata del Trono Over ha annunciato di essersi lasciata con il cavaliere dalla folta chioma bionda Marco Firpo. A quel punto, inutile negarlo, si è scatenata una furiosa polemica in studio in quanto Tina Cipollari l'ha accusata di non essere alla ricerca del vero amore, ma solo del business. Tuttavia la dama di origini torinesi non è sembrata dare particolarmente peso a queste critiche, iniziando a frequentare un altro cavaliere. Ma anche in questa occasione non è stata particolarmente fortunata. Il motivo? Nella puntata andata in onda mercoledì scorso del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, il cavaliere ha annunciato di voler interrompere la frequentazione. Comunque sia Gemma sembra non essersi assolutamente scoraggiata. E proprio poche ore fa ha pubblicato su Facebook una canzone di Giorgio Gaber, il cui titolo è La Libertà. Canzone a cui sembra essere particolarmente legata. E nella didascalia ha scritto: un grande artista la cui figlia ne ha ereditato la bravura. Canzoni che hanno segnato la storia. Buon sabato e buona giornata. Insomma, Gemma Galgani, nonostante le recenti delusioni amorose, sembra essere serena. E chissà che il buon umore non sia merito del cavaliere che sta conoscendo in questi giorni. Uomini e donne, Gemma Galgani di nuovo innamorata? Gemma Galgani, come riportato dalle anticipazioni di Uomini e donne circolate in questi ultimi giorni, ha iniziato a frequentare un altro uomo, con il quale pare sia scattato un buon feeling. Un'intesa che i due hanno confermato l'uno davanti l'altra anche nell'ultima puntata del Trono Over registrata ieri pomeriggio. Tuttavia, la giunonica opinionista Tina Cipollari l'ha attaccata duramente. Ma non è finita qua perché la donna ha anche criticato aspramente il cavaliere con cui Gemma ha iniziato una nuova frequentazione. Il motivo? In pratica ha accusato l'uomo di non essere decisamente chiaro, mettendo in dubbio il suo reale interesse per la dama piemontese. Avrà davvero ragione Tina? Davvero il cavaliere potrebbe non essere interessato alla Galgani? Insomma, le vicende amorose della donna sembrano essere ancora al centro delle dinamiche della trasmissione. Riuscirà, dopo aver fallito con Giorgio Manetti e Marco Firpo, a trovare l'uomo della sua vita? Ovviamente le sue tantissime estimatrici lo sperano ardentemente.